L'aspetto della gara come lo vive? Cioè, pensa di poter arrivare fino alla finale, ha buone possibilità? Ma per il momento non penso alla gara perché sennò è finita. No, penso semplicemente di cercare di fare al meglio questa prova che è veramente molto particolare per me, perché dopo tutto un percorso recitando, adesso ritrovarmi a ballare è molto speciale. Comunque, detto questo, sono entusiasta all'idea. Le posso chiedere, fare una domanda che immagino molti le facciano su Un medico in famiglia? Cioè, non si è ancora capito se effettivamente si farà una nuova stagione o se non si farà. Lei che ha notizie ha? Cosa ci può dire? Ma ho delle notizie generali che per il momento non si fa, però siccome continuamente vengo fermata, mi chiedono ma allora, ma perché non continuate, eccetera, io voglio sperare che questo affetto che il pubblico ha nei riguardi di questa trasmissione possa essere ripagato. Ultima cosa, poi la saluto, Milly Carlucci, mi dice, immagino l'abbia incontrata, che sensazione ha avuto, cioè che conduttrice è, perché qui stiamo parlando del sabato sera di Rai 1, quindi l'eccellenza dell'intrattenimento. Ma direi che Milly è una persona fantastica, è magnifica, ha un'energia che lei ci trasmette, è positiva, e veramente sono ancora, non dico sorpresa, ma strabiliata dalla sua forza, che naturalmente tutto ha un senso, questa trasmissione non avrebbe tutto il successo che ha se non fosse che lei è quella che dà luce e forza e energia a Ballando con le Stelle. Grazie. Prego. Gentilissima. Prego. Io le volevo chiedere che rapporto aveva col ballo prima di essere chiamata in questa trasmissione, e se magari ha un ballo preferito, che le piace danzare. Beh, il ballo, la danza è stata il mio primo amore, è stata la base di tutto il mio percorso. Già da piccolissima ho studiato molto a lungo, ho studiato a Parigi, dove sono stata anche all'Opera di Parigi, ma poi dopo aver visto un film di Fellini e per la strada, io ho deciso di cercare di tornare a Roma, dove io sono nata e dove viveva mia mamma, e per incontrare Fellini. Studiavo già il teatro mentre studiavo la danza, e così sono venuta a Roma e piano piano mi sono dedicata completamente al teatro, al cinema e alla televisione. Io ho una curiosità, lei è una grande attrice anche di teatro, ha fatto tanto teatro, tanti bei ruoli importanti, ma per un attore, quando la riconoscono sempre per un personaggio in particolare, è più piacevole o magari più stressante perché vorrebbe essere riconosciuta anche per tanti altri ruoli? Ma direi che prima di tutto il fatto di essere amate è la cosa più importante. Poi mi può dare dispiacere di essere vista solamente in una figura, di essere messa in uno schema. Detto questo, fa parte del gioco, noi facciamo tanti personaggi e ogni personaggio comporta delle trasformazioni fisiche, ecco. E l'importante è fare quello che si sente. Io veramente cerco ogni volta di essere convinta di quello che faccio. Prego. Cosa le hanno detto di questa avventura, insomma, se le hanno dato consigli? Ma in parte mi hanno detto che ero matta e altri invece mi hanno detto che facevo benissimo di fare quello che sento, anche se a un certo punto è anche una follia, ma io sono per le follie. Grazie. Prego.